Allora, il calcio del mercato ormai è iniziato anche da abbastanza tempo. Molte squadre sono andate, si sono portate veramente tanto avanti. Vedi la Juventus, vedi l'Inter, vedi la Roma, vedi il Napoli, anche abbastanza, non tantissimo ancora, ma anche abbastanza. Per il resto, comunque, diciamo che ci sono parecchie persone, parecchie squadre che si sono portate abbastanza avanti. La Fiorentina per ora è rimasta a guardare perché è levata come si chiama, l'acquisto di Ancico, che comunque è un ragazzino, e del ragazzino della primavera, che non mi ricordo come si chiama, Balocco, Batocco, una cosa del genere. La Fiorentina non ha comprato per ora nessuno, anche se è in trattativa con parecchi, come tutti gli anni alla fine, c'è parecchi in trattativa che poi magari non se ne farà di niente. Tipo com'era con Meret, poi alla fine Meret, Napoli ha offerto 35 milioni, una roba del genere. Per all'Udinese, quindi diciamo che noi non ci possiamo permettere una cifra del genere, quindi niente, vedete, è andato, non si può. Però ci sono tre giocatori che potrebbero fare alla Fiorentina il famoso salto di qualità, se venissero tutti e tre quest'anno a giocare nella viola. Perché comunque la Fiorentina, ragazzi, non è una squadra scarsa, cioè i giocatori, diciamo, ci sono quelli un po' più scarsi, ci sono quelli un po' più forti, come in tutte le squadre, però diciamo che i giocatori di qualità ci sono, ce ne sono tanti. Vedi Simeone, vedi Veretout, vedi Benassi, in difesa Pezzella, Vitor Hugo, Milenkovic anche, ma comunque Chiesa, perché non ho detto Chiesa per primo, non mi veniva proprio in mente, Chiesa per esempio. Comunque ci sono i giocatori di qualità, soprattutto chi più chi meno, e ci sono questi tre nomi, tra cui questi sono Pasalic, Piazza, Piaca, non so come si dica, io lo chiamo Piazza perché mi piace Piazza, Marco Piazza è molto italianizzato, e poi De Paul, Rodrigo De Paul. Allora, questi tre giocatori sono tre giocatori veramente fortissimi che se arrivassero alla Fiorentina farebbero fare il famoso salto di qualità, ovvero che se arrivassero a giocare in rosa la Fiorentina potrebbe arrivare invece che negli ultimi anni nei famosi settimo, ottavo posto, anche magari quinto, sesto, magari quarto, si sa mai. Però sono tutti giocatori che ci vogliono, insomma, avete capito, i dindini, che cazzo. Perché noi ormai lo sappiamo, in società ci sta un pochino le braccine corte, però insomma, diciamo che ancora non sono stati spesi soldi per nessuno. Il, diciamo, trasferimento tra questi tre che potrebbe essere più concreto di tutti è quello di Piazza, perché praticamente la Fiorentina si è messa d'accordo con la Juventus per un prestito con diritto di riscatto, mi sembra fissato a 20 o 25 milioni, da pagarsi dopo un anno. A me, sinceramente, Marco Piazza piace veramente tanto. Non perché viene dalla Juventus e perché magari, insomma, è giovane, ecco. Ma perché in generale piace veramente tanto. Perché è un giocatore che alla Fiorentina manca. Quel giocatore che praticamente poteva essere, non tanto, ma appena appena Gil Dias l'anno scorso. Ovvero uno dei giocatori che sapeva usare i piedi per dribblare. Meno per tirare, però i piedi per dribblare li sapevo usare e la Fiorentina in questo momento manca un giocatore del genere, soprattutto perché poi gioca sulla sinistra, Chiesa gioca sulla destra, a centrocampo ci possiamo prendere, potremmo mettere De Paul se tante volte arrivasse, in questo momento c'è Saponara, va bene lo stesso, e davanti Simeone con il magico 4-2-3-1 di Pioli. Però comunque sarebbe un acquisto veramente azzeccato. Idem per Pasalic, ragazzi, Pasalic ora non ne parla nessuno. Ma la Fiorentina si sta muovendo anche con il Chelsea per prenderlo. E c'è il sì del giocatore, cioè nel senso non è che è una trattativa in alto mare che magari non si sa mai, boh, io intanto glielo chiedo, poi aspettiamo risposta. No, c'è già il sì del giocatore, quindi già questa trattativa potrebbe portarsi avanti anche già nei prossimi giorni. Quindi, Pasalic magari, ne so, a giocare in un ipotetico centrocampo insieme a Veretout, perché comunque Badel sappiamo che l'anno prossimo non ci sarà più, fatta anche la rima. Veretout, Pasalic sarebbe veramente un centrocampo, comunque la mediana molto 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 buona, molto forte. Idem per Rodrigo De Paul, come appena detto, Rodrigo De Paul a giocare come trequartista. A me, ragazzi, Rodrigo De Paul, non so voi, ma a me è proprio da orgasmo. Mi piace veramente da morire come giocatore perché è un giocatore giovane. Allora, cioè, proprio tutte le qualità di sto mondo, è giovane. È un leader di squadra perché l'Udinese praticamente l'ha trascinata, soprattutto lui quest'anno insieme a Lasagna. Può giocare ala, può giocare esterno, può giocare trequartista, può giocare boh, tantissimi, tantissimi ruoli, mezzala, cioè tantissimi ruoli. Potresti farlo giocare quasi attaccante, probabilmente. È molto giovane, come ho appena detto, ha un dribbling bruciante, veramente. Io mi ricordo la partita che fece la Fiorentina contro l'Udinese.
mi ricordo, infatti ne parlai anche nel video che feci, 2 o 3 volte De Paul superò una cosa come 5 o 6 giocatori della Fiorentina, proprio li scartò tutti, come quando alla play praticamente trovi il giocatore scarso e cominci a girare la vetta a destra e a sinistra, li salti veramente tutti, uguale, la stessa cosa. Quindi ragazzi, per ora il calciomercato della Fiorentina diciamo non è un granché per ora, perché comunque diciamo come acquisto sensato, cioè assensato, acquisto confermato c'è solo Ancico. Però questi 3 acquisti, se si rivelassero tali, se si rivelassero confermati tutti e 3, sarebbe veramente un calciomercato della Madonna quest'estate. Io sinceramente ci credo. Allora, Piazza è quasi preso, quindi sono sicuro probabilmente lo prenderemo. Pasalic e De Paul ancora siamo abbastanza in alto mare. Però comunque bisogna aspettare, perché lo sappiamo che Corvino da un giorno all'altro magari l'ha preso. Cioè, nessuna notizia, magari il giorno dopo l'ho preso a posto. Quindi sarei contento di sentire questi 3 nomi l'anno prossimo nella Fiorentina come con la maglia viola. E niente ragazzi, allora fatemi sapere voi cosa ne pensate sotto nei commenti, perché come mi piacerebbe molto sapere la vostra opinione su questi 3 giocatori o su altri giocatori che magari la Fiorentina ha nel mirino, diciamo, per prenderli quest'estate. Secondo me questi 3 giocatori, vi ripeto, potrebbero far fare il salto di qualità alla viola. Fatemi sapere invece voi cosa ne pensate di questa mia affermazione. Ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube per rimanere sempre aggiornati sul calciomercato e sul mondiale di quest'estate. Mettete un mi piace se il video vi è piaciuto, un non mi piace se non vi è piaciuto. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!